tra i nostri clienti della Fibra Pura abbiamo il, qui con noi il direttore Bonacina, che è il direttore editoriale di Vita, una delle società presenti all'interno del palazzo che è alimentato dalla nostra fibra, e a cui abbiamo chiesto di raccontarci come gli abbiamo risolto i problemi e soprattutto che cosa fa Vita. Vita intanto fa, diciamo, informazione attraverso un notiziario online, attraverso un mensile e attraverso anche iniziative speciali, diciamo, di comunicazione. Per esempio, stiamo facendo un'iniziativa insieme a tante associazioni sul 5 per 1000 di comunicazione al pubblico e anche al pubblico specializzato, tipo i commercialisti, visto che la dichiarazione dei redditi, certo, ahimè, incombe. E facciamo anche editing di strumenti delle associazioni, quindi riviste o siti web per il mondo del terzo settore, e quindi la connettività è per noi un pane quotidiano e un pane essenziale. Ed essendoci trasferiti qui da non molto, dal settembre scorso, non avevamo quindi niente, cioè siamo entrati, ci racconti un attimino, siamo perché entrati, ricordo delle telefonate disperate, di Teresa, esatto, la sua collaborazione. E quindi, diciamo, ci avete risolto un problema che è essenziale, perché senza connettività non si va in stampa, non si fa il notiziario online, non si ricevono le informazioni, non si dialoga con tutti gli stakeholder, che sono tanti. E quindi, diciamo, in quel periodo, 1° settembre, 15 settembre, ci siamo rivolti, su consiglio degli amministratori del building, a voi, e devo dire che avete risolto il problema in maniera veloce, perché era per anche noi essenziale, una delle componenti. Il tempo è un fattore, certo, diciamo, rilevante e anche efficiente, nel senso che abbiamo una connettività buona, così poi mi dicono i miei qua dietro. Che la utilizzano, che poi sono tanti ragazzi che, esatto, quindi utilizzano, immagino. Esatto, redattori grafici, certo, quindi sono anche dei file complessi e non sono dei Word, insomma, vanno. Quindi siamo contenti, bravi. Grazie, grazie direttore, grazie.